Ah, buongiorno a tutti. Quello che faremo oggi è lavorare sul simulatore Siemens e fare degli esercizi che abbiamo già riproposto alla lavagna. Quindi nulla di nuovo, solo esercizi in programmazione diretta, quindi percorrenza da x0, z0 fino alla fine di questi disegni. Ripeto, li abbiamo già fatti alla lavagna. Unica differenza, principalmente alla lavagna abbiamo usato A, R e C, qua A diventerà Ang, C diventerà CHR ed R diventerà RND, uguale. Per cui facciamo subito un po' di pratica con qualcosa di leggermente diverso da ciò che abbiamo visto in teoria. G00X 0, z0 sarà sempre il nostro punto di partenza. Io ho inserito un utensile che è un CNMG, un grezzo diametro 100, sporgente 80 mm. Non vi sto lì a insegnare come si usa il simulatore, ma come si programma. Cominciamo col fare questa figura. Per cui da qua in poi ci muoveremo, anzi, mettiamo già sempre un F0.3 che varrà per sempre. Andremo a modificare il programmino da qua in poi, per cui G1 x 30, niente di più facile, z meno 16. Ora cominciamo a muoverci secondo degli angoli. Abbiamo a disposizione solo il dato ang uguale 120, cioè 180 meno 60. Sappiamo che finirà con un RND, ossia un raggio di 8 mm. Non abbiamo nessuna indicazione però sul dove finirà questa retta, ma sappiamo esattamente che la prossima retta finirà con un angolo uguale 180, finirà a una X di 70 mm e finirà a una Z di meno 42 mm. Dopodiché torneremo in rapida G0X200 Z300 M30 per terminare il programma. Abbiamo fatto le cose giuste? Lo possiamo sapere solo simulando e andiamo a simulare. Perfetto, vedete che abbiamo esattamente il profilo che va da qua a qua. Vista 3D, che è sempre bello. E simuliamo il nostro lavoro a 3 dimensioni. Ok, ovviamente io ho usato un inserto enorme per non dover essere costretto a sgrossarlo perché ci stiamo solo esercitando. Andiamo su quest'altro programma. Cancelliamo tutto ciò che c'è da qua a qua. Ok, e andiamo a inserire sempre x0, no, x0 z0 c'è già, x33. Andiamo a z meno 16, siamo qua, e terminiamo con un raggio RND uguale 6. Poi cambiamo riga, ci spostiamo con un movimento angolare di 150 gradi perché noi abbiamo un 30, quindi apertura di 180 meno 30, 150, e andiamo a z meno 35. Ora ci basterà spostarci a x 80. E z, va bene, non ci è dato sapere quanto andremo avanti, quindi qua metteremo z meno 50. G0 x 200 z 200 m30 e simuliamo. E come vedete abbiamo questo profilo. Passiamo a quest'altro profilo. Edit, andiamo a cancellare solo ciò che
che ci interessa. Allora, come mai non ho usato il simulatore FANUC? Uno, perché voglio alternare le due cose per farvi abituare al ragionamento di un CNC vale l'altro. Due, perché il simulatore FANUC ha un limite e non mi permette di inserire due angoli contigui nella realtà dei fatti. Ovviamente i CNC FANUC permettono di fare tutto quello che sto facendo con questo simulatore. X è sempre 33, siamo qua, però stavolta finiamo con un CHR, ossia uno smusso uguale 2 Z meno 16. Ovviamente cambia l'interfaccia e il modo di inserire i dati. Questo è molto più simile a un CNC. Anche qua abbiamo un ANG uguale 150 che finisce con un RND uguale 12. Quante volte vi capiterà di mettere A ed R? Pian pianino vi abituerete. Abbiamo un ultimo dato che è uno Z meno 35 e siamo qua. Perfetto, X 80 RND uguale 2 Z meno 47. Questo software, ve lo ricordo, è scaricabile gratuitamente da internet previa registrazione e potete seguire esattamente tutto ciò che faccio io. Se avete dei dubbi su come inserire i vari dati, sul mio canale è presente un piccolo tutorial, anzi un bel tutorial direi, dai, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Su come andare a inserire i vari dati e come creare dei programmi. Edit, come avete visto, questo RND da 2 simulazione è appena accennato. Se noi facciamo edit, andiamo in selezione utensile e qua scriviamo 0.2 e andiamo a risimularlo, gli smussi saranno sicuramente più simili alla realtà. Questo per quel discorso, però io qua devo aver sbagliato perché secondo me questo è un raggio. Vediamo, difatti invece qua era un CHR perché è uno smusso. Ovviamente io adesso non sto valutando quella che è la correzione del raggio utensile. Spostiamoci su questo. Quindi torniamo in Edit, andiamo a cancellare tutto ciò che non ci serve. G1 X diventa 50, Z meno 16, ANG uguale 195. E qua nel mio video di spiegazione, se vi ricordate, io ho scritto 165 commettendo un errore. RND 12 e Z meno 35 X80 RND uguale 6 e anche qua vado a mettere l'uguale che ho dimenticato. Dopodiché a capo Z meno 47 G0 Z200 X200 M30. Abbiamo fatto le cose giuste, vediamolo in simulazione. Se l'abbiamo sbagliato, ovviamente avremo un errore. Dove l'abbiamo sbagliato, in una cosa l'abbiamo sbagliato, ovviamente abbiamo selezionato un utensile errato per fare questo profilo. Basterà andare a selezionare l'utensile, no, da qua non seleziona magazzino, lista utensili e cambiare la nostra placchetta. Program Manager, programmazione diretta, simulazione e adesso avremo un inserto a 35 gradi.
col quale possiamo esattamente copiare questo profilo. Buono, io ne farei ancora uno che direi essere questo. Edit, andiamo a cancellare ciò che non ci serve. X33 CHR uguale 3, Z meno 16, Ang uguale 60, quindi 120, e qua non ho nessun dato se non il fatto che finirà con un CHR uguale 5, ossia uno smusso. Come fa la macchina a sapere quando fermarsi? Andando a leggere il blocco dopo, che è un X90, uno Z meno 50 e un ANG uguale 150, quindi tre coordinate per definire le coordinate mancanti del blocco precedente. Poi avremo uno Z meno 64, G0 Z200 X200 M30. Simuliamo. E vedete che abbiamo fatto esattamente questo profilo. Il nostro gradino era già a 90, di conseguenza qua non ha toccato nulla. Io direi che integrando questi esercizi fatti oggi e quello che abbiamo visto alla lavagna, la programmazione diretta non dovrebbe più avere grossi segreti per voi. Io vi ringrazio di aver partecipato, di aver seguito questo video. Spero di aver chiarito bene la programmazione diretta, avendo fatto lavagna ed esempio. Spero che vi abbia non confuso, ma chiarito le idee, il fatto che si può utilizzare A o ANG, CHR o C a seconda del controllo, e questo lo determina il tipo di controllo, ma la logica è sempre la medesima. Grazie per essere stati con me e alla prossima.